L'ultima arma contro i supergermi, un antibiotico realizzato a partire dal sudore umano. Secondo i ricercatori dell'Università di Edimburgo, in Scozia, un nuovo medicinale messo a punto usando una sostanza liberata nel sudore potrebbe essere utile contro i microrganismi ospedalieri e i ceppi mortali di tubercolosi. Gli scienziati si sono concentrati su una sostanza chiamata dermicidina, attivata con la sudorazione, che perfora la membrana cellulare dei microrganismi pericolosi, fino eventualmente a ucciderli. I studiosi sperano ora di sviluppare nuovi farmaci a partire dalla molecola, per tenere sotto controllo i batteri.